So che qui, nelle stanze di ricovero dell'infermeria, c'è So. Piccolino! È stato sterilizzato, ecco perché. Il nostro spinoncino timoroso. Vi ricordate i cani con i nomi dei distretti di New York? Sono rimasti So. Guardate, viene vicino. E Manhattan, quello a pelo corto, non ancora sterilizzato. Visto che siamo in una stanza, posso farvi vedere meglio, So. Piccolo, vieni qui. Guarda che ti ho portato il gestellino. Bravo. È piccolo, So, guardate. Uno spinoncino piccino. Amore, hai ragione, mi abbasso. Ebbè, mi devo avvicinare un po'. Lui è bravo, dai. Sì, è a disagio, chiaramente. Si lecca le labbra, tutti i segni di stress, alza la zampa. Però è interessato, guardate, gli piace, amore, piccolo, se ti fai toccare ti do un premietto, amore, è rimasto così, un cane bellissimo, con questo pelo adesso è tutto appiccicato, giustamente in un canile, chi lo spazzola, chi gli fa il bagnetto, nessuno. Ora è anche castrato. Qui che è successo? Ha fatto a botte forse, piccolo, nel box, può succedere. Oh, amore, eh sì. Guardate, lui mi lecca. È un bravo cagnolino, però. Allora, qual è il limite di So? Non certo quello di avere difficoltà ad affezionarsi perché lui cerca alla fine il contatto umano. Il suo limite è purtroppo il fatto che non ha socializzato entro i 3 mesi di vita, quindi con questo cane non è che potete andare al guinzaglio subito appena arriva che lo portate in città. Lui può imparare tranquillamente, però se volete il suo bene dovete abitare in un contesto non urbanizzato dove le uscite sono magari nei campi circostanti e non per la città. Questo sarebbe proprio l'ideale. Poi, da quel punto in poi, i progressi li farà. Senza aspettarvi però miracoli. Amore, guardami. Guardami, fatti vedere il faccino. Oh, quanto è carino, So. Vediamo. Seduto, bravo! Vogliamo imparare già il seduto? Vediamo. Sta contro il muro, giustamente. Seduto, bravo, bravo. Lo facciamo ancora, è seduto? Seduto, sei già seduto, benissimo. Facciamo ancora? Seduto, bravo. Già sta cadendo, guardate quanto è intelligente. Lo facciamo ancora, so. Intanto rinforziamo la tua posizione di seduto, bravissimo. Vieni. Ok, seduto. Bravissimo, ha già imparato il seduto. Cosa manca a questo cagnolino? Niente. Niente, solo una famiglia che lo ami, una famiglia che non si aspetti da lui grosse cose, ma che voglia compiere un'opera di bene. Portarlo in una casa piena di amore, dove dentro ci sono delle persone pazienti e tolleranti. Ricordate, al primo posto nei vostri pensieri
deve esserci l'opera di bene. Amore, amore bellissimo. Adesso lo devo riportare nel box dai fratelli. Eh sì, perché dal fratello, anzi, perché lui ha un fratello Manhattan, ancora in cerca di adozione, e due, diciamo, cuginetti, Mila e Shiro, molto più timorosi di lui e di Manhattan. Chissà se riusciremo ad aiutarli. Bene, ora prendo un braccio su, stengo il telefono, povero piccolo, lo devo afferrare, seduto, bravissimo, e ora andiamo, andiamo. Eccolo qua, nel suo box, tutti a dargli il benvenuto. Il fratellino, com'è stato triste da solo. Cari. Ciao So, buona fortuna. Tutti auguro buona fortuna in questo box. Siete così sfortunati.